Ben ritrovati su Telepace, parliamo di un problema molto attuale, quello della meningite, dell'allarme che spesso si legge sui giornali per i casi della cronaca. Lo facciamo con la dottoressa Chiara Postiglione, specialista in malattie infettive dell'ASL 9 Scaligera. Allora dottoressa, intanto quando diciamo meningite cosa intendiamo? Sì, per meningite si intende appunto un'infezione che colpisce il sistema nervoso. Eh, I responsabili della meningite sono batteri e eh, la forma contagiosa di meningite è solo quella trasmessa dal batterio del meningococco. Eh, in Italia e in Europa i ceppi di meningococco più diffusi sono il ceppo C e il ceppo B. Contro entrambi questi ceppi eh, abbiamo dei vaccini eh, e eh, nei confronti di questi ceppi di meningite eh, sono vaccinati tutti i bambini nuovi nati in Veneto eh, da, eh, già da diversi anni. Dal 2015, tutti i nuovi nati nel 2015 sono vaccinati per entrambi eh, questi ceppi di meningite. Un'altra causa di meningite molto frequente. È lo pneumococco che è un batterio che eh, dà una meningite che non è contagiosa ma che eh, può essere eh, rischiosa per alcune categorie a rischio che sono eh, bambini piccoli e anziani. E anche nei confronti eh, di, questo, di questa infezione c'è una vaccinazione gratuita disponibile per tutti i nuovi nati e eh, per le persone che hanno più di 65 anni. Quanto è riconoscibile la meningite? Cioè, eh, se uno eh, viene affetto da questa malattia, che rischio c'è che la diagnosi non arrivi in tempo per curare efficacemente? Sì, purtroppo i primi sintomi sono abbastanza specifici. Uh, è una febbre con un mal di testa forte, molto forte. Questi due sintomi associati devono sempre allarmare e far consultare un medico, che può essere anche il medico di famiglia. Uh, e il medico sa che quando ha una febbre alta e associato un uh, mal di testa forte con anche una viene chiamata rigidità nucale, difficoltà a muovere il collo, scatta l'allarme per fare diagnosi di meninge e a questo punto la cura qual è? La cura è una cura antibiotica che eh, eh, può essere efficace ma eh, dipende più o meno dalla, eh, da quando viene eh, diagnosticata la malattia. Eh, in generale il modo migliore per, eh, per evitare i danni da meningite resta la vaccinazione perché non c'è modo di, eh, di fare una stima di quanto la terapia antibiotica... Possa essere efficace o meno. Perché purtroppo abbiamo visto anche nella cronaca dei casi di persone morte per meningite. Sì, la meningite eh, da eh, meningococco è una malattia che eh, non è frequentissima statisticamente ma che quando viene aggravata da una mortalità eh, del 10% e in un'altra percentuale eh, importante dei casi può dare può lasciare degli esiti eh, lo stesso avviene per la meningite da pneumococco tenendo conto che la meningite da pneumococco è, è quasi sempre una meningite in persone che hanno già una fragilità o sono bambini molto piccoli o sono persone immunodepresse per questo per la categoria appunto dei bambini piccoli e delle persone anziane o immunodepresse è importante fare una prevenzione col vaccino per lo pneumococco e in alcuni casi per il meningococco. Dottoressa, come bilanciare la paura e la salute? Nel senso, eh, io ad esempio sono una persona adulta di una fascia che non è stata vaccinata. Dovrei vaccinarmi oppure no? E ragiono come tante persone della mia età. Sì, teniamo conto che l'allarme di questi giorni è venuto fuori un po' da alcuni casi che ci sono stati nell'ultimo anno nella regione toscana, che è l'unica zona in Italia dove si è verificato nell'ultimo anno e mezzo un aumento dei casi di meningite da meningococco rispetto alla norma. Eh, nella regione Veneto, ma in tutte le altre zone d'Italia, non c'è stato un aumento dei casi di meningite quest'anno rispetto agli anni precedenti. Quindi di fatto adesso non c'è nessun allarme diverso da quello che può essere una normale attenzione alle condizioni di salute della popolazione. Il vaccino per il meningococco, che è ehm, la causa dell'infezione che abbiamo avuto in Toscana, è un vaccino consigliato per alcune categorie a rischio, a rischio di contrarre questa malattia, che sono i bambini piccoli e gli adolescenti e sono le fasce queste che vengono già vaccinate nella regione Veneto con un vaccino che è stato ormai introdotto da eh, 10 anni. Eh, per gli adulti che hanno superato l'età Adolescenziale, ma che possiamo eh, estendere diciamo al di sopra dei 25-30 anni, non è eh, dimostrata una, eh, un rischio alto di eh, contrarre questa malattia perché molto probabilmente sono persone che eh, hanno già incontrato la, il, questo, questo batterio, ma hanno sviluppato una resistenza, hanno sviluppato quello stato che si definisce eh, di portatori sani. Mm? La vaccinazione copre anche da questo stato di portatori sani, che significa che vaccinando tutti i bambini nuovi nati, noi avremo una condizione in cui il batterio smetterà proprio di circolare nella popolazione. Per questo, la eh, notizia più importante, l'allarme la, principale è quello di vaccinare i bambini senza fare niente di diverso che non è quello di seguire il calendario già previsto nella nostra regione. L'ultima domanda: che rischi ha la vaccinazione? È una vaccinazione molto sicura eh, ed è eh, una vaccinazione che non contiene il batterio della meningite, per cui in alcun modo si può avere una meningite a seguito di vaccinazione ed è un vaccino che mh, non ha eh, nessun effetto collaterale particolare. La vaccinazione, così come un farmaco, è eh, una elemento che viene introdotto nei confronti del quale l'unica possibile reazione può essere un'allergia ai componenti, ma non c'è nessun ehm, eh, effetto collaterale da vaccinazione che sia particolarmente legato a questa vaccinazione. È un vaccino sicuro nei confronti del quale anche le banali ehm, reazioni locali sono molto, molto basse. Stiamo parlando del vaccino per il meningococco C. Ehm, il vaccino per il meningococco B, che è un vaccino di recente introduzione, che non significa che sia meno sicuro o meno studiato, eh, ma soltanto che è stato introdotto solo nei bambini nati dal 2015, perché abbiamo avuto l'approvazione a utilizzarlo, è un vaccino molto efficace e eh, che è molto importante somministrare ai bambini che sono le fasce più a rischio di questo tipo di meningite. Nei confronti di questo vaccino, Può esserci un effetto che può essere un po' di febbricola nel bambino, una irritazione locale, ma come eh, si ha per altri vaccini mh, praticati ai bambini, ma non dà neanche questo vaccino in alcun modo il rischio di sviluppare la meningite a seguito di vaccinazione. Ringraziamo la dottoressa Chiara Postiglione, specialista in malattie infettive dell'ASL 9 Scaligera, per averci chiarito questi dubbi su un tema così importante come quello della meningite. E grazie a tutti voi per essere stati con noi.